Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Military Base, la mappa segreta di Doom, del primo episodio di Knee Deep in the Dead, ma questa è la versione PlayStation, quindi ci saranno ancora più cambiamenti, credo. Il primo l'abbiamo già visto al centro. Wow, che diavolo è successo? Perché è esploso? Vedete? Lì in mezzo c'erano delle grate, mentre invece adesso c'è semplicemente un box che contiene tantissimi... Wow, tantissimi imp. Lì c'era una grata, lì di fronte dove c'era la chiave gialla, e adesso non c'è. Allora, se nella versione originale mi sembrava spoglia, questo probabilmente sarà ancora più spoglia, questa versione. Vabbè, dai, proviamo ad attivare. Ah, interessante questo. Cambiamo arma intanto, eh. Dobbiamo far fuori tutti questi, poi parliamo. Dai, 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 dai. Ok, i nemici non si sono teletrasportati, ma si è aperto quel vano qui dentro e sono usciti tutti. Ah, e qui dentro c'è anche un berserk. Ottimo, nel caso ci servirà. Come vedete, stiamo andando veramente a bomba su PlayStation Doom. E mi fa piacere soprattutto. Allora. Adesso, giusto, bisogna andare di qua. Vediamo se mi viene in mente qualcosa di figo da dire mentre sto giocando. Ovviamente credo di avervi snocciolato alcune delle curiosità più belle nei precedenti episodi. Vediamo. Su PlayStation Doom cosa possiamo dire? Abbiamo detto il fatto delle password, abbiamo detto... Beh, quasi tutto quello che c'era da dire. Oh, guardate, un penitente lì. I Penny Elemental adesso sono così stupidi che persino vi danno persino il tempo di colpirli con il fucile a colpo singolo. Quando mai è capitata una cosa del genere, se ci pensate? Nel Doom originale non ve l'avrebbero mai permesso. Vabbè, non è molto cambiato nemmeno lo scheletro di questa mappa. Dai, ok, è esploso anche quel barile. Ah, qui questa è quella famosa zona. Vabbè, usiamo il lanciarazzi qui. Ecco qua. Un bel colpo lì, lì in mezzo e ci siamo tolti quattro nemici dalle scatole. Interessante. Veramente interessante. Le texture sono rimaste quasi pressoché invariate, credo. Non voglio dire bestemmie, però mi sembra così. Allora, di qua c'è la switch, se ricordate, che ci permetterà di aprire quella zona lì. Voglio provare ad affrontarli con il fucile, questi qua. Perché se sono stupidotti mi daranno anche il tempo di ammazzarli con il fucile. E comunque, se vi interessa, questa non è la stessa versione di PlayStation Doom che ho giocato nello special di Halloween di 2 anni fa. Questa versione è un pochino potenziata, diciamo così, e permette un frame rate maggiore, soprattutto. Quindi non ho più molta difficoltà nel giocarla. Adesso di qua c'è la zona finale di mappa. Non scendete ovviamente, perché c'è una trappola che vi chiude così, eccole qua. Eccoli che arrivano, su via, ecco qua. Non preoccupatevi. Non ce la fanno neanche a salire. Che tristezza. Poverini questi Pinky Demon. Allora. Di qua. Wow! Ah, ci sei tu qua.
Il fucile è talmente veloce che riesce a colpirlo attraverso lo sword. Il fucile. Vi rendete conto? Vabbè. Allora, meno male che sarà semplice. Come potete vedere, questa zona è molto più semplice adesso su PlayStation 2, perché i pilastri sono tutti più vicini l'uno con l'altro. La motosega non ci fermiamo a prenderla perché già ce l'abbiamo. L'abbiamo già recuperata in Nuclear Plant. E scendiamo di qua. Ah, attenzione. Oh. Ok, attiviamo anche la switch. Spariamo qui. Dai, dai, dai. Sali, sali, sali. Ok. Va tutto bene, ragazzi. Veramente. Non preoccupatevi assolutamente. Che c'è allora da adesso da raccogliere? C'era una qualche soul sphere, qualcosa. Ah, qui sì. Qui si scende ancora, è vero. Ottimo, dei colpi per il chain gun. Questo dovrebbe essere un segreto, se non sbaglio. Allora, iniziamo di nuovo dall'inizio. Facciamo un ultimo giro. Ma non credo ci sia più nulla da raccogliere. Ah già, qui c'è il berserk. Vabbè. Il berserk è rimasto invariato. Però credo che il danno che fa sia molto più alto rispetto a quello della versione normale. L'armatura non ci serve, abbiamo 144. Ne voglia di fare, quindi non ti preoccupare. Ah, un'altra cosa, il Cyber Demon in questa versione è molto più potente. Esattamente, è molto più potente per un semplice fatto. Lo splash damage è stato duplicato. Ovvero, quando un razzo esplode, c'è maggiore possibilità che anche se siete lontani vi faccia male. E se contate che il Cyber Demon ha un danno veramente atroce, qui può fare dal 100, no, dall'80 al 120%. Un one shot, insomma. A meno che non abbiate un'armatura oltre il 100%. Vabbè, questa era Military Base e non è cambiata molto. Adesso torneremo naturalmente al capitolo. Noi non è l'epicentro, ovviamente. E questo dovrebbe essere... Vabbè, non mi viene il nome. Ci vediamo alla prossima, ragazzi.